sentito giustamente ha parlato che finalmente questo porto riuscirà a dare un qualcosa come servizio non solo a quelli che sono, diciamo, del territorio, ma a quelli che vorrebbero venire, perché negli anni passati c'erano tante lacune. Bene Carlo, allora io ti ringrazio per darmi l'opportunità di dover promulgare questa nostra iniziativa che adesso si allarga anche a Confindustria. Noi stiamo cercando di dare un input alla politica affinché possa realizzare attraverso gli operatori che siamo noi portuali un'opera molto importante per la città, non solo per il porto, perché la ricaduta, come ci siamo detti tante volte, non è solo a livello portuale ma soprattutto anche a livello di indotto, avrebbe una ricaduta molto importante. Parliamo di un investimento intorno ai 7 milioni di euro, non è una cifra esagerata. Io dico sempre, impariamo intanto a riorganizzare e a zappare l'orticello che abbiamo. Certo. Poi speriamo ovviamente nel terzo braccio, che è un'opera importante, un'opera che ha bisogno di grandissimo investimento, e speriamo di poterla ricordare presto. Anche perché quando ci sono enti che si interessano vuol dire che c'è il progetto interessante per tutti. Sì, e il fatto che Confindustria abbia aderito, il protocollo d'intesa nostro era già allargato a CNA, Circolo Nautico, Lega Navale e il Consorzio Novo Porto. Adesso si è aggiunta anche Confindustria, perché è stato ponderato come un lavoro ottimo, di facile realizzazione e con una grande ricaduta a livello di lavoro e di percezione della città più moderna che guarda al futuro. Grazie Presidente. Grazie a